Una vecchia fabbrica diventa soggetto per una fotografia, l'edificio si fa arte. È così che in occasione della 12ª settimana della cultura d'impresa, il Macro di Via Nizza fino all'8 dicembre ospita la mostra Più cultura, più impresa, dallo stabilimento Birra Peroni al Macro. Molto più di una semplice esposizione, una festa che celebra la perfetta riuscita di un progetto di riqualificazione urbana, ma anche un vero e proprio racconto che narra del rapporto tra la capitale e l'azienda birraria. Era il 1864 quando il fondatore Francesco Peroni decise di dare il via ad un'attività produttiva nella futura capitale del neonato regno italiano, affidandola al figlio Giovanni. La produzione romana di Birra Peroni fu avviata prima in via di Due Macelli per spostarsi nel 1901 a Porta Pia, dove la produzione continuò fino al 1970. Lo storico stabilimento venne trasferito in zona Tor Sapienza e lì trova ancora oggi spazio perfettamente integratosi con l'urbanistica del quartiere. È proprio il legame tra l'azienda e la realtà territoriale di Porta Pia il filo rosso dell'intero allestimento. Un rapporto sentimentale e fisico, proprio lì dove oggi sorge il Museo d'Arte Contemporanea, c'era la vecchia fabbrica Peroni, recuperata e restaurata, trasformata in uno spazio pubblico, restituita ai cittadini grazie ad un piano di riqualificazione del patrimonio industriale di Roma. Siamo qui per festeggiare, quindi non si può negare che è stata un'operazione di notevole interesse, per l'importante è che sia stata, come dire, l'archeologia industriale a innescare, diciamo, questo processo virtuoso. È veramente una galleria meravigliosa di creatività e di spunti su ciò che la tradizione aziendale può offrire alla cittadinanza, non solo come Amarcord, appunto come mi ricordo di, ma come progettualità, spunti all'innovazione e al futuro. I romani si riappropriano di aree che da luoghi di produzione si fanno centri di cultura e aggregazione. La Peroni celebra il risultato raggiunto dopo il suo trasferimento e lo fa diventando soggetto di un'esposizione, trasformandosi lei stessa in opera d'arte.